L'amore è fonte di perfezionamento morale ed estasi, gioia sublime, ma anche di dolore e sofferenza per la mancata corrispondenza del sentimento oppure per la lontananza fisica dell'amata. L'amore è servizio dell'amante nei confronti dell'amata, un tema che nella canzone di Guglielmo d'Aquitania emerge nell'allusione all'anello e al coltello, al rito dell'investitura feudale. L'amore è un desiderio che nasce dal cuore attraverso la vista. Pur ammettendo la possibilità che ci si possa innamorare di qualcuno senza vederlo, tuttavia l'amore che regna tra gli uomini, quello che stringe con furore, presuppone un contatto visivo. Gli occhi innescano il sentimento amoroso che il cuore alimenta e fa crescere. Non c'è paradiso senza amore. L'estasi, la gioia sublime ma concreta, come fa chiaramente capire il verbo gaudere del sentimento amoroso, è assimilata alla beatitudine ultraterrena. Ma il gaudium, la gioia a cui allude il poeta, deriva semplicemente dalla possibilità di contemplare la bellezza della donna amata nella gloria del paradiso. L'amore è lode della bellezza straordinaria della donna, una bellezza pari a quella del creato e sublime, quasi divina, come lascia intuire la valenza simbolica dei colori. La sua manifestazione e il suo saluto sono strumento di elevazione spirituale e morale. La donna amata è una creatura superiore, la cui manifestazione pubblica o epifania è una sorta di miracolo che fa vibrare l'aria e ammutolisce chi ha il privilegio di vederla. La sua bellezza è umile e sublime allo stesso tempo, superiore a qualsiasi altra forma di bellezza umana, al punto che nel descriverla e nel concepirla, sia la parola che la mente rivelano tutti i loro limiti. La donna è una creatura celeste che si manifesta sulla terra come un miracolo, lasciando senza parole chi la mira. L'amore è contemplazione e lode disinteressata dell'oggetto amato. In Dante, l'amore per una donna non è solo un mezzo di elevazione spirituale e di perfezionamento morale, ma un modo per amare Dio. È grazie alla mediazione di Beatrice che Dante, nell'ultimo canto del Paradiso, giungerà a contemplare il volto di Dio nel quale riconoscerà se stesso e l'umanità intera.